Maurizio vuole confermarla? Anche perché la conferenza di Berlusconi ha lasciato aperto un ventaglio di proposte, perché durante la stessa conferenza si è ipotizzato la candidatura di Berlusconi in questo momento candidato premier, un ruolo di Alfano che era quello che lo stesso Berlusconi aveva indicato e noi insieme a lui condiviso alcune settimane fa, la possibile candidatura di Monti ma a capo di un'area di centrodestra che debba ricomprendere anche la Lega. Noi abbiamo avuto contatti con tanti esponenti politici in queste ore e non mi pare che la Lega su questa ipotesi possa essere d'accordo, non so cosa deciderà Monti, che noi abbiamo criticato come Popolo della Libertà per alcune decisioni sulla politica economica. Certo, la novità di una presenza in un'area moderata andrebbe giudicata e valutata con il massimo rispetto, quindi il quadro per certi versi è ancora molto variegato. Quello che noi dobbiamo fare è essere uniti come comunità, come realtà, per le decisioni delicate che dovremo assumere o di aggiungere un motore in più a questa coalizione. Lo stesso Berlusconi ha fatto un garbato riferimento a queste tematiche nel corso della conferenza, dicendo che queste cose si stanno valutando in armonia e in sintonia, perché poi ciascuno ci tiene a valorizzare le priorità, le tematiche che lo hanno caratterizzato nel percorso politico, e quindi anche il tono educato con cui la questione, Berlusconi ha pure detto che lui si augura prevalentemente che si possa essere uniti, ma ha preso atto che ci possa essere questa eventualità. I tempi sono stretti perché le elezioni sono ravvicinate, quindi noi dobbiamo in qualche modo scaldare i motori e poi verificare con tante persone che rappresentano sensibilità del territorio, insieme a tutti gli amici con i quali abbiamo condiviso un percorso e in forme organizzative che valuteremo, pensiamo di condividerlo anche nel futuro, però noi sui contenuti, su alcune caratteristiche, riteniamo si debba giocare in primo luogo il nostro ruolo all'interno della coalizione di centrodestra. Vedremo le forme organizzative, ma prepararsi vuol dire poi non perdere tempo se poi si sceglierà l'una o l'altra ipotesi. Le elezioni si svolgeranno in febbraio e forse anche in una data non troppo inoltrata, che vuol dire che tutti gli adempimenti organizzativi sono praticamente già da predisporre nelle prossime ore. Questo è un atteggiamento costruttivo, sereno, responsabile, di coerenza a dei valori che noi rappresentiamo e che sono il nostro primo compito nella missione da militanti politici che ci siamo assegnati non da oggi, con una vasta comunità che ha una forte rappresentatività anche di numeri e di consenso e che deve quindi responsabilmente svolgere il proprio ruolo. Responsabilità vuol dire tenere unito il centrodestra ma anche non rinunciare alle proprie priorità.